Due sono le cose importanti per eseguire bene questo riff. La prima è stoppare le corde che non devono risuonare, che in realtà è una cosa importante per qualsiasi aspetto della chitarra, ma in particolare su questo riff è utile che l'indice copra le retrovie della mano, intendo dire del resto delle dita, stoppando, semplicemente appoggiandosi sulle corde più acute. Lo stesso indice, con la sua punta, con la ciccia del dito indice, stopperai la prima corda che sta sopra quella che stai diteggiando e con la mano destra stopperai le corde gravi. In questa maniera. Vedi che qua c'è un canalino dove il micantino potrebbe risuonare, ma c'è l'indice che copre le retrovie e stoppa il micantino. Un'altra cosa molto importante all'interno di questa ritmica sta nel fatto di non premere tanto quando si va sull'accordo di Fa, in questo, cioè non fare così. Perché con un'eccessiva pressione, soprattutto sui capotasti più gravi, è facile stonare l'accordo.